Ci troviamo nel rione della Torre. È il pomeriggio del 30 maggio 1987. Il rione oggi è in festa. Sì, è il suo turno. Quest'anno è toccato a lui essere ultimo e chiudere le manifestazioni di allegria e di tanto divertimento che qui a San Menanzo si organizzano per il palio della Corsa dei Somari. Intanto nella piazza principale del paese, che sarà anche il luogo degli svolgimenti principali della festa, si sta preparando ed allestendo con cura e con amore per ricevere tra poco le tante persone che verranno qui per stare alcune ore in serena compagnia, gustando le specialità culinarie che il rione ogni anno mette a disposizione, ma che soprattutto si troveranno qui per confermare con la loro presenza l'apprezzamento, la stima e per esternare il loro consenso a questa manifestazione e a dare l'incitamento necessario a che queste feste paesane non abbiano a finire. Nella piazza c'è vino per tutti, che si potrà stillare da due botticelle che saranno continuamente riempite. Anche il bar e le casse dove si fanno le prenotazioni per la cena sono oramai funzionanti. Le specialità che questo rione offre sono la faraona, le tagliatelle, che tra l'altro è il piatto forte, la scafata, panini a volontà e per dolce la oramai tradizionale pesca torreggiana. I prezzi comunque sono modici e non hanno la pretesa di grossi guadagni, ma solo quella di ricoprire le spese che per feste del genere a volte non sono poca cosa. Un cartello ci indica una novità per questa festa, la prima mostra fotografica storica del paese, ma su ciò ritorneremo tra un po'. Questo invece è il manifesto del programma di questo ottavo palio dei Somari. Come si può vedere, il rione che prima ha festeggiato è stato quello del Molino, poi quello delle Campane ed ora eccoci qui alla Torre. Domani la festa sarà chiusa dalla Corsa dei Somari, che è il momento più agonistico e forse più battagliero e nonché più emozionante di tutta la festa, in quanto è proprio dalla vittoria di uno di questi tre somari, rappresentanti rioni, che verrà assegnato il palio. Ma torniamo un attimo a parlare della mostra fotografica. Era quasi inevitabile che questo rione, il rione della Torre, che ha la maggior storia del paese, quello che rappresenta anche in questa festa, per mezzo dei suoi studiati costumi, per il suo addobbo, per il suo stile medievale, per quell'aria di antico, di tradizionale, di storico, ecco, dicevamo, era quasi inevitabile non pensare a qualcosa che ci riportasse nel passato. E che meglio di questa mostra storica fotografica poteva servire allo scopo? Le foto, come avrete potuto vedere, risalgono fin dagli anni del 1870. Sono questi gli anni che si affaccia e che incomincia a prender via la fotografia, quella fotografia commerciale, diciamo. Prima di allora era difficile il fissaggio su stampa e difficile la conservazione. Diciamo che il 1870 rappresenta un po' l'avvento delle macchinette fotografiche. Certamente per allora quei gingilli di macchinette erano di esclusivo uso dei nobili e dei benestanti, e ciò è dimostrato anche da questa mostra, nella quale troviamo in quell'epoca
ma anche negli anni immediatamente successivi, ritratti di famiglie e personaggi facoltosi. Solo verso il 1920 si incominciano a trovare foto più varie e si affacciano personaggi sanvenanzesi più comuni. Non manca comunque un libro sulla tenuta di Eugenio Faina, uno dei conti che è abitato qui a San Venanzio. La mostra termina con foto del 1960. Avvicinarsi di più ai tempi correnti era forse poca novità, e di novità c'è da dire che la mostra lo è stata, visto l'immenso afflusso di visitatori. Ma lo scopo di questa mostra è forse anche un po' più profondo. In uno scritto che gli organizzatori hanno messo tra le foto si legge così: il ricordo di momenti passati potrebbe aiutarci a vivere più serenamente. Due panini e due tortucce. Ma io se c'è lo zucchero e tre dolci. Se ci stanno le zucchine la farò una. Allora tre tagliatelle sono 3, 7, 10 e 5. Stanno sapendo. Dopo aver assistito ad una delle prime ordinazioni per la cena, ci siamo portati presso il luogo dove il gruppetto torreggiano si sta vestendo e prepararsi a partire per l'invito. L'invito è quel momento in cui il rione festeggiante con una sua delegazione va negli altri rioni per invitarli a partecipare alla festa. Ogni anno questa cerimonia, anche se mantiene la sua forma generale, varia però nello stile e nella improvvisazione e nei testi. Quest'anno ad esempio i torreggiani mandano in rappresentanza Don Chisciotte con un gruppetto di persone che lo affiancano. C'è da dire che questi inviti, insieme agli spettacoli teatrali che i vari rioni mettono in piedi, sono i momenti più simpatici e divertenti della festa del Palio, in quanto sono veramente delle recitazioni ad hoc, ideate, studiate, recitate dalla stessa gente dei vari rioni, e ogni invito è fatto in una maniera tra il comico e il burlesco. Intanto la delegazione torreggiana sta per andare verso la villa comunale, anch'essa nel rione della Torre, per l'ultima prova. Per una prova ancora prima di partire per fare l'invito ufficiale. È tutto un gioco, ma si deve comunque fare bene. Niente è improvvisato o arrangiato. E dalle spalle di questi momenti ci sono state ore e ore di preparazione e di impegno. Con il sole o con l'ampione,
Le disgrazie dell'Orione. Tanta gente vide arrivare e se ne andò poi a cattanno non avendo di che mangiare. Le due dame dello maresciallo. Il gruppo è oramai pronto e al suono dei tamburi sta per lasciare il proprio rione per portarsi in quello delle campane, dove assisteremo al primo invito ufficiale. Intanto presso le campane, in un'atmosfera che ancora sa di festa e ricca di ornamenti per la recente sua manifestazione, si sta predisponendo a ricevere la delegazione torreggiana. Il tutto si svolge con un fare dignitoso e con uno spirito paesano, e cioè con tutta quella genuinità, semplicità e ricchezza di entusiasmo e di cordialità proprio di questa gente. C'è da dire che il rione delle campane rappresenta l'epoca dell'ultimo 800, i primi del 900, ed ecco quindi spiegarsi i costumi di questo rione, i vestiti femminili arieggianti, uniti ad una leggiadria formale, con dei rimescolamenti romantici. Sono questi anni di un virtuosismo estetico che vuole esaltare il bello, ecco quindi i costumi di questo rione a rappresentare con la loro austerità e sobrietà l'espressione più vera di questa epoca. E non poteva mancare in questo rione una minibanda. Una minibanda a rappresentare la musica che nel periodo a cavallo tra i due secoli, 800 e 900, ebbe un rifiorire tempestoso e strumentale che trionfò sovrana diffondendo il nome d'Italia nel mondo. A fare cerchio ai compagni campanari in costume c'è però quasi tutta la gente del rione, pronta a ridere, a scherzare e a fare gli onori di casa. Con occhiali, o che niente, ia pa pa pom, 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 ia pa pa pom, pom, pom.
con la scusa della pioggia? Sapete cosa fece? Che fece? Cancellò anche la sfilata. Certo, buona all'annata, che per via dello somaro si è diversa che la priorata. Fu così poi che all'anno sesto fu riunita la consulta per difender lo dissesto. Costruì anche la catapulta. Allo settimo, cari signori, è successa la cosa più pazza. Con la scusa dei lavori ci hanno tolto fino ancora la piazza. Subito accorre e vi invita a cuore in mano alla festa della torre. Ia pa pa pom pom pom, ia pa pa pom pom pom. Ed è convinto che per lo nono tutti insieme aumenterà l'impegno, come fu dei primi anni dove non mancò l'ingegno. Perché sarà la vita dello paese, cosa ancora assai più mesta, se lo malor che lo discese farà poi morir la festa. E ia pa pa pom, 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 ia pa pa pom, pom, pom. Alla fine dello racconto, una cosa va ricordata. Suonare, tutto è pronto per far insieme. Anche noi dobbiamo recitare un po' di voce di tutti noi, non vieni qua perché ti impegni, niente, che non ho fatto niente. Ti è piaciuto? Non è quello che l'ha fatto. Per via 4 novembre la delegazione torreggiana lascia il rione delle Campane e si porta presso il rione del Mulino. Questo rione rappresenta gli anni appena all'ultima guerra. Si chiama il Mulino in quanto il rione ha avuto fino a poco tempo fa un edificio con la macina per il grano ed il mais. Il colore delle bandiere e stendardi è arancio bianco. E i costumi semplici e di colori vivaci vogliono anch'essi, come per gli altri rioni, rispecchiare gli anni che esso rappresenta. Intanto al passaggio di Don Chisciotte e compagni si desta l'ilarità dei paesani. L'ingresso al rione del Mulino si presenta in maniera molto artificiosa, ma sicuramente originale. Tra poco qui si ripeterà lo stesso rito visto presso le Campane. Pa 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 pa
Mentre la cerimonia dell'invito sta andando avanti, torniamo a dire che il rione rappresenta gli anni del dopoguerra e quindi un periodo di povertà, ma con una grande prospettiva di ricostruzione e di rilancio che mettevano nel cuore di tutti la speranza di un mondo più sereno e più bello di prima e più felice. Ed era quindi proprio l'immagine di questo avvenire a rallegrare la gente, e da lì ecco i bellissimi canti popolari, echeggiare per la campagna e tanti balli divertenti e spensierati. E per chi domani assisterà al corteo generale, tutto questo sarà molto evidente. Le brave ragazze del rione balleranno e certamente sapranno, lungo il percorso, infondere allegria e gioia, mettendo in evidenza i loro vivaci e briosi costumi. Ma parliamo anche un poco della festa in generale. Il Palio dei Somari è una festa nata appena 8 anni fa e vuole essere un modo per stare insieme, per divertirsi insieme e per ritrovare un motivo paesano in più per sorridere e, perché no, per sfottersi bonariamente. La festa non inizia però in questi giorni, anche se questi sono gli attimi più intensi e più significativi, perché conclusivi. La festa è iniziata per i sanvenanzesi qualche mese fa, perché è da lì che si incomincia a pensare, ad ideare per allestimento e per giungere poi a questi giorni finali. È una festa che coinvolge tutti, chi in un modo, chi in un altro. Prima o poi fa sentire protagonisti, ed è proprio per questo aspetto che il Palio è andato sempre più assumendo una portata maggiore, ed è sempre per questo aspetto che fa parlare di sé, ed è sempre per questo aspetto che i sanvenanzesi trovano tempo e dedizione per l'allestimento dei loro rioni. Come dicono alcune parole nell'inno del rione della torre, è una festa puramente per i sanvenanzesi. Sì, perché anche se tanta gente viene da fuori, tutto ciò che la festa ha preparato viene assaporato integralmente dalla gente di qui, che, conoscendo lo spirito della manifestazione, sa gustare appieno questi momenti e sa assaporarli e compiacerli e rivivere con fierezza tutti gli attimi della preparazione e l'ansia per l'attesa finale. Ciò è per il sanvenanzese come un rimedio ed una medicina ideale contro il preoccupante mondo moderno, con tutti i suoi frastuoni, il suo agitarsi, le sue ambizioni e le tante angosce. I sanvenanzesi, trascorrendo questo periodo del Palio, provano un rinascere alla vera vita e risentono quel flatus benefico puro antico. Un paese che altrimenti poco offriva per le sue strutture, nel periodo del Palio ritorna a vivere pienamente e si fa più umano, tra un vociare e un sorriso di anime ritornate serene. E per la gente venuta da fuori e per i sanvenanzesi ritornati per l'occasione, questa festa e la fede in essa riesce a trasmettere in loro una nuova serenità e a stemprare la febbre dello stress accumulatesi, che è origine di tanti malanni. E intanto, mentre nella piazza i primi partecipanti assaporano lo squisito e appetitoso cibo che il rione ha preparato, i figuranti del rione si stanno predisponendo a ricevere le rappresentanze degli altri rioni che, come vuole l'usanza, tra poco arriveranno con i loro omaggi come un riconoscimento per l'invito ricevuto e come stima per il rione stesso.
campane si disporranno alla mia sinistra. Sempre per chi non conoscesse le nostre tradizioni, il Rio delle Campane ha come rappresentanza una latinibanda. Accogliamo con un bel applauso il Rione delle Campane. E diamo a loro il benvenuto. Adesso attendiamo l'arrivo del Rione del Mulino, che arriverà dal parco comunale. Chiamali Mauro, chiamali. Ecco che sta arrivando il Rione del Mulino. Si prega di liberare la piazza. Non andiamo più là. Sempre per chi fosse nuovo alla nostra festa, vedete come il Rione del Mulino sia molto ricco di fantasia e di allegria, con il balletto sia dei bambini che dei più grandicelli. Guardate come sono bravi! Un applauso! Benvenuto quindi anche al Rione del Mulino.
più si sente, deluso illuminato da sirene. Tutto questo è rimasto, tutto questo sta per su, ideale del parco di non passeggiare. Tutto questo è rimasto, tutto questo sta per su, tutto questo ce lo chiama un cuore più. I rappresentanti del Rione delle Campane Temulino a salire sul palco. Così. Ecco il gonfalone del Rione delle Campane. Quadro è completo e adesso passiamo la parola ai rappresentanti dei due rioni, prima il Rione delle Campane. Buonasera a tutti, dunque noi abbiamo portato come dono, come piccolo presente, ostriche e caviale. Perché? Perché l'anno scorso vi abbiamo portato dello champagne. Quindi quest'anno vi portiamo ostriche e caviale, però è chiaro che lo champagne ve lo ricomprate. Ma poi volevo aggiungere un'altra cosa. Tu dicevi che l'inno del Rione della Torre era completamente dimenticato. Io vorrei aggiungere invece che il documentario, lo spot pubblicitario andato in onda questa sera su Umbria TV finiva appunto con diciamo a tutti voi, paesani e forestieri, questa è la festa dei San Benazzesi. Grazie. Molto bene, consegnato caviale, ostriche e caviale, bella serata se permettete. Adesso passiamo al Rione del Mulino, tutte boccette. Grazie. Subito svelata, qui è scritto tutto quello che c'è dentro ai rasetti. Rione del Mulino 1987. Verso sera, quando non buia, giù al Rione del Mulino è monteso un gran casino. È la torre che c'è in vita, Don Chisciotte hanno mannato, noi il regalo emo portato. E mi ha accolto ste tre erbe che se usate con maestria, i malanni mannon via. Se te dole un po' la panza e la roba non sa dannà, la melissa poi via, te rinfresca, te rilassa, te fa anche digerire. E stai a posto notte e dì, se non allacci più la giacca e te crepano i calzoni, usa il tiglio in infusione, ti potrai così sgonfiare e riempire l'urinale. Sto vasetto di cannella ve lo damo per turrina, la somara già mammina. Se ne usa in abbondanza, la potrete far figliare tutto l'anno quanto vi pare. Grazie, molto spiritosa. E quindi attendiamo adesso tutti i rionanti delle Campane del Mulino che sono in costume, li attendiamo qua per cena. Grazie di tutto.
questa la cosa che non ci ha dato niente. I ragazzini non sanno fare l'amore. Qui c'è Tromboni che non gli è andata giù, il gonfaloniere non l'ha proprio digerita. E con queste immagini che sanno tanto di romantico, di cordiale e di simpatico, noi chiudiamo questo documentario formulando i migliori auguri a tutti gli organizzatori, a che nei prossimi anni queste manifestazioni abbiano un felice ripetersi, e vada a loro un nostro più sincero complimento per la riuscita del tutto.